Ricorda, il movimento è vita. A Cava dei Tirreni ormai la campagna elettorale è entrata nel vivo. Prima della presentazione ufficiale delle liste ci sono ancora una ventina di giorni in cui si potrebbero registrare delle sorprese. Al momento sono 6 i candidati a sindaco annunciati. Nei prossimi giorni però il numero degli aspiranti alla carica di primo cittadino potrebbe variare. Alla contesa elettorale potrebbe esserci anche Potere al Popolo, che sarebbe in procinto di definire una propria lista a sostegno della candidatura a sindaco del suo leader cittadino Davide Trezza. Già da settimane invece sono in piena campagna elettorale gli altri candidati sindaco. Il primo cittadino uscente Vincenzo Servalli punta alla riconferma con 6 liste: Partito Democratico, Partito Socialista Italiano e le Civiche, Insieme per Servalli Sindaco, Unione Popolare, Cava Avanti e Cava Ci Appartiene. Il centrodestra invece, con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC e il Movimento Civico Siamo Cavesi, cerca di riprendersi il timone della città con Marcello Murolo. In corsa per la carica di sindaco ci sono anche Enrico Bastolla, sostenuto dalle Civiche Liberi di e Cava per Cava, Giuseppe Benevento del Movimento 5 Stelle, Umberto Ferrigno con la lista Civica Identità e Tradizione e Luigi Petrone, l'ex priore del convento di San Francesco e Sant'Antonio, che avrebbe al suo fianco 3 liste civiche. Nel folto esercito dei candidati al Consiglio Comunale molto probabilmente non ci sarà invece Enrico Polichetti, l'ex assessore della Giunta Servalli che appena una settimana fa è stato assolto, con formula piena perché il fatto non sussiste, dalle accuse di voto di scambio. Polichetti infatti in una nota ha smentito le voci di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni amministrative, compresa la possibilità di una sua discesa in campo in una delle liste a sostegno del candidato sindaco Luigi Petrone. Nel ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni terribili, scrive Polichetti, ho preso le distanze dalla politica attiva, almeno nell'immediato, poiché profondamente provato dalla passata esperienza giudiziaria. Voglio ritrovare prima la mia serenità e soltanto dopo farò le mie valutazioni in merito. Polichetti invece ha confermato di aver avuto contatti con Luigi Petrone che, così come fatto da Marcello Murolo ed Enrico Bastolla, si è congratulato con lui circa l'esito favorevole del procedimento giudiziario. Nessun attestato di solidarietà, invece, sarebbe giunto a Polichetti dai suoi ex compagni di amministrazione.